Alma Fisio, curare, non trattare. Pazienti che dopo mesi dall'infortunio vengono e mi dicono: Mattia, è possibile che il mio ginocchio sia ancora gonfio come questo pallone? O magari hai preso una distorsione di caviglia, continui a camminarci sopra, sono passati giorni, settimane, mesi e ancora è gonfia e sei preoccupato e ti chiedi: cosa posso fare per sgonfiare la caviglia? Cosa possiamo fare? Perché? Perché questo gonfiore rimane dopo mesi? Gianluca, via, via il gonfiore, ecco qua. Te lo spieghiamo subito, te lo spieghiamo subito. Ciao a tutti, io sono Gianluca Italiano. E io sono Mattia Risanza. I migliori fisioterapisti del mondo, secondo i miei figli ovviamente. Ovviamente. E oggi ti spieghiamo una cosa molto, molto importante. Segui bene fino in fondo per far passare il gonfiore. No, non si tratta di tecar, di massaggi, di cose strane, ma di un concetto semplice che puoi applicare fin da subito a casa tua per risolvere il gonfiore. Hai detto bene Gianluca, io di pazienti che l'hanno provate tutte, ma tutte, devo far passare quel gonfiore che non passa mai, 20 sedute di telecar, e il tape, il bendaggino, quello che dovrebbe sgonfiare, il linfodrenaggio, insomma, bene tutto signori, ma in questo video qui andiamo a vedere le vere cause del perché quel gonfiore lì non passa e naturalmente come applicare la tecnica giusta per farlo passare. Prima di iniziare, se hai bisogno di una consulenza, segui tutto il video, alla fine del video ti diciamo come puoi averla tranquillamente, gratuitamente. Partiamo appunto parlando di gonfiore, Mattia. Ci sono situazioni in cui il gonfiore non passa, la persona inizia a preoccuparsi ogni volta sempre di più perché, mamma mia, ci sono delle cose appunto che non riesci a controllare. E questo è proprio il gonfiore. Non è poi una cosa che né io, né te, né il chirurgo possono controllare o ci siano dei farmaci che possono migliorare questa cosa. Perché? Perché il gonfiore o comunque il sistema cardiocircolatorio è sottoposto al controllo del sistema nervoso autonomo. Adesso tu mi chiederai che cos'è il sistema nervoso autonomo. Ho saltato quella lezione. No, tu sono sicuro che la conosci bene? Sì, sì, sappiamo che il sistema nervoso autonomo è un sistema parallelo al sistema nervoso periferico, eccetera, che abbiamo nel nostro corpo ed è incaricato di gestire tutte le funzioni più vitali, quelle che appunto noi non possiamo gestire volontariamente da un certo punto di vista, quindi il battito cardiaco, la frequenza respiratoria e, perché no, appunto, il gonfiore, tutti gli organi interni. Per cui ti faccio una domanda, puoi tu volontariamente sollevare il braccio? Sì. Credo di sì. Puoi volontariamente far aumentare il tuo battito cardiaco? Forse se mi sforzo molto. Probabilmente no. Non puoi decidere tu di aumentare il battito cardiaco. Puoi decidere tu di aumentare la tua digestione? No. Perfetto. Questo è quello che voglio indicare con sistema nervoso autonomo. Meccanismi automatici che tu non puoi volontariamente influenzare. Però se ti dicessi: attento Mattia, c'è un leone che ti vuole sbranare. Credo che il cuore inizierebbe a pompare un po' più forte, no? Eccolo lì, è lì che ti voglio. Influenza. E come mai il cuore pompa di più in quella situazione? Perché l'idea che un leone possa sbranarmi in fretta attiva tutta una cascata di meccanismi che mi attivano quella che è conosciuta molto famosamente come reazione fly or flight, no? Lotta o fuggi. C'è un leone, è meglio se ci mettiamo in moto. Certo, e quindi del leone tu che cos'hai? Cosa provi? Paura. Paura, incertezza, non sai se ti mangerà, se ti sbranerà, se ti salterà addosso. Ecco, quando una persona ha una caviglia gonfia e il gonfiore non passa, tante volte c'è un meccanismo legato al sistema nervoso autonomo che è interrotto, che non funziona bene. E qual è questo meccanismo interrotto? La persona ha paura, è ansiosa, è incerta se poter caricare, mettere il peso sopra o no, e finisce per evitare, limitarsi, scappare dal problema e continuare ad avere il ginocchio sempre più gonfio che non si rilassa mai. Quindi, come il cuore batte forte, come quando è un leone di fronte a te, una persona con un gonfiore costante è come se avesse sempre un leone dietro, e questo fa sì che i processi di riparazione a livello del ginocchio che fanno sgonfiare il ginocchio, la caviglia, non partono, non funzionano. Questa è conosciuta come regolazione top down, no? Su tutti questi meccanismi che abbiamo all'interno del nostro corpo e che inconsciamente andiamo a bloccare spesso, appunto la paura, la preoccupazione, tutte queste emozioni negative portano al blocco di questi meccanismi di autoriparazione, di autoguarigione del tuo corpo. Basta a volte, come se fosse una cosa semplice, no?
il concetto è semplice, poi naturalmente l'applicazione pratica è un altro paio di maniche, però basta veramente andare a eliminare quella emozione negativa, quel blocco, per far sì che il meccanismo top down riparta e in questo caso il tuo ginocchio per esempio si sgonfia. Andiamo a vederlo però veramente a livello pratico, Mattia. Adesso io faccio un esempio, sono qua con le mie stampelle, non riesco a appoggiare il ginocchio, entro e dico, è gonfio da 2 mesi, me l'hanno siringato 2 volte, continua a farmi male, ho preso tutti i farmaci del mondo, guarda, non puoi fare qualcosa, cosa posso fare? Cosa posso fare? Tegra? No. Ti piace scherzare? Mi piace scherzare. Andiamo a istruire il paziente, a dargli gli strumenti per far capire che su quel ginocchio lì si può caricare, non c'è niente che non va nel tuo ginocchio, non è rotto, se ci metti su un po' di peso, se inizi a piegarlo per camminare, non esplode e quindi andiamo a interagire con quei meccanismi top down che poi porteranno appunto allo sgonfiare. In pratica butterei via le stampelle, tipo... Sei sicuro? Sono sicuro, ho studiato, e piano piano andiamo a mettere giù il ginocchio e piano portiamo un po' di carico. Fa male? Ma no, dai, riesco. Riesce, sì, torniamo indietro. Ok. Torniamo un altro po', carichiamo. No, bene, riesco ancora un po' di più. Ancora un po' di più. E perché non proviamo a piegare un po' tutti le ginocchia fino a quando ci fa male? Aspetta, dammi la mano. Vediamo se ce la faccio. Oh, ce la faccio. Hai visto? Non è così difficile. Non è che mi cede? Non si rompe. Sicuro? Sicuro. Oh, grazie, meno male. Per il prossimo step, boom, 200 kg. Adesso ti metto in difficoltà. Magari uno può dire, sì, ma come fai tu da lì a dire, ah no, non si rompe? Giustamente c'è da fare qualche test, no? Mm-hmm. Qualche test classico. Testiamo. Esatto. Ma tu a casa, non penso che dopo 2 mesi non abbia visto né un medico, né un fisioterapista, né un fisiatra. Immagino che qualcuno ti abbia visitato. Ma hai fatto anche la risonanza che ha escluso qualsiasi lesione, oppure come abbiamo detto in molti altri video, hai quelle lesioncine tipiche, magari dell'età, dell'attività fisica, un po' di meniscopatia, no? Un po' di sofferenza legamentosa. Anche lì, queste intervengono in quei meccanismi che dicevamo prima, no? Cavolo, piccola distorsione di ginocchio, si gonfia, rimane gonfio, faccio la risonanza, meniscopatia. Cioè, azza! C'è la meniscopatia. Una lesione del collo posteriore, paura, andata, panico. Questo è fragile, adesso appena faccio così esplode, non posso più farci niente, quel gonfio lì non andrà mai via. Ma volevi vedere qualche test in pratica? Mi volevi sottoporre alla volevo solo che voi steste sicuri e vi fidaste del personale medico e sanitario. Se il medico, il fisiatra, l'ortopedico vi fanno i test, vi dicono che è tutto sotto controllo, è sotto controllo. Vuol dire che non succederà mai che appoggio il peso e bam, finisco per terra che il ginocchio è in frantumi. Non succede, semplicemente. Assolutamente sì, o no? No, beh, anche perché la cosa incredibile è che, signori, voi avete un grande amico, tenetevelo stretto, e questo amico si chiama dolore. Se io faccio un gesto sbagliato, se io pazzo, mi sveglio la mattina e dico no, da oggi vado a correre anche se il ginocchio è comodo e mi metto a saltare sopra, sento quella bella fitta forte, se esagero ovviamente, mi fa cadere per terra. State tranquilli che il ginocchio rimane salvo. Io cado per terra, mi sbuccerò le braccia, il ginocchio starà bene perché il mio sistema nervoso mi protegge sempre. Da una parte. Dall'altra è ovvio che se invece vado piano piano, dolcemente, lo accarezzo, lo tengo buono, gli do la sicurezza, la tranquillità, il ginocchio risponde e anche il mio sistema nervoso, come diciamo noi, abbassa il volume e si rilassa un pochino. Perfetto, quindi per tirare le somme, hai un gonfiore che non va via manco con le cannonate, non c'è più una causa organica che te lo produca, t'hanno siringato e quello si è rigonfiato un'altra volta, non ti preoccupare, non c'è niente di rotto in te, non è il tuo ginocchio che è da riciclare, è semplicemente che ci sono dei meccanismi di autoguarigione bloccati per colpa di emozioni negative, per colpa di stress, per colpa di un'attitudine non propriamente positiva che sta veramente limitandoti come persona. Quindi, come affrontarlo in pratica? I 3 step, te li faccio vedere. Il primo, appoggio il peso sopra e torno. Come mi hai fatto fare tu? Appoggio il peso sopra e torno. Da qui, appoggio il peso sopra, sollevo l'altra gamba. Questo è un giro di 2 o 3 giorni, non subito, era hop. Il secondo, sempre che mi ha fatto vedere Mattia, piego magari con un bel tavolo davanti, anche qui all'inizio farò un piegamento piccolino, dopo una settimana sono fino in fondo
E il terzo è quello del andare sulle punte dei piedi, anche questo facile, tutti ovviamente sicuri che non mettono a rischio il ginocchio, ma che rinforzano polpacci, cosce, glutei e ci fanno prendere tanta sicurezza. Da 0 a 100 anni ci sono delle controindicazioni? Zero. Nessuna. Questi movimenti così, zero controindicazioni, ginocchio gonfiore anche di caviglia, naturalmente li può fare. Se il gonfiore è il gomito è un po' più diverso. Beh, però hai detto la cosa giusta, appoggiare la mano, anche il gomito, anche il polso. Sì, esatto, comunque sollevare dei pesi. Esatto. Sempre con questo approccio, no? Mettersi piano piano alla prova, avere la sicurezza, la tranquillità, che sicuramente usarlo favorisce il ritorno. Ottimo. Non ci basta che dirti e spiegarti come fare per avere la tua consulenza gratuita. Come sempre, se ti va, noi ti spingiamo a farlo. Scrivici qua sotto nei commenti cosa hai pensato del video, qualsiasi idea tu possa avere, consigli per i prossimi video, rispondiamo sempre a tutti e poi appunto per chiedere anche altri consigli sulla tua situazione attuale nei commenti. Se invece preferisci una cosa più personalizzata, un po' più privata, manda una mail a info@almafisio.com e ti risponderemo. Ragazzi, ricordatevi sempre, non c'è bisogno di fare mille terapie o cose strane. Comodamente a casa vostra potete decidere dove andare, se prendervi responsabilità della vostra salute. Alma Fisio, curare e non trattare. Ciao!